Benvenuti a bordo di Renault Clio RS, in questa versione con motorizzazione da 1,6 litri turbo, con a disposizione ben 200 cavalli di potenza. Il carattere aggressivo di Clio RS si nota subito dalla colorazione della strumentazione, fondo grigio-nero con caratteri bianchi e rosso racing. Partiamo dal cruscotto a disposizione davanti al guidatore. Sulla sinistra Clio presenta un contagiri analogico con fondoscala a 6500 giri, al centro un tachimetro digitale, appena sopra un computer di bordo e sulla destra l'indicatore del livello di carburante. In questa versione a benzina i litri a disposizione sono 45. Tramite lo schermo del computer di bordo presente all'interno del cruscotto è possibile visualizzare alcune informazioni molto utili durante un viaggio, come ad esempio l'autonomia residua, la velocità media mantenuta o il consumo istantaneo o medio. Arriviamo al volante, sulla razza di sinistra il pulsante per incrementare o decrementare la velocità di crociera, sulla destra quello per accendere o spegnere questa funzione. Appena dietro, pad stile Formula 1, per innestare i rapporti superiori o sulla sinistra per scalare. Arriviamo sul bracciolo presente alla sinistra del guidatore dove trovano posto i comandi dell'alzacristalli elettrici, regolazione specchietti retrovisori e correttore assetto fari e illuminazione cruscotto. Quest'ultima funzione si rivela molto utile di notte potendo abbassare il bagliore proveniente dal cruscotto o di giorno aumentandolo al massimo. Tale funzione influisce anche sui comandi della climatizzazione presenti al centro della plancia. Siamo arrivati alla plancia centrale di Renault Clio RS e nella parte alta trova posto il cuore di intrattenimento e navigazione di questa vettura. Con un sistema chiamato AirLink, Renault Link, Clio ci offre un'intera gamma di applicazioni e di funzioni utili alla navigazione, alla gestione del veicolo e alla fruibilità dei contenuti presenti nel nostro cellulare. La chicca è sicuramente rappresentata dal sistema TomTom di navigazione con funzione live legata all'aggiornamento delle condizioni del traffico, del meteo o alla presenza di autovelox sul nostro percorso. Le funzioni possono essere selezionate tramite lo schermo touchscreen oppure utilizzando i tasti meccanici presenti sulla destra del sistema di intrattenimento. Appena sotto troviamo la parte legata alla climatizzazione dell'abitacolo. A partire dalle due bocchette di areazione centrale, dotate di plastiche molto robuste ma migliorabili in fatto di qualità, e appena sotto i comandi del climatizzatore automatico. A disposizione ben 7 velocità, quindi molto potente, e una serie di pulsanti per gestire i flussi d'aria, lo sbrinamento del parabrezza o dell'unotto posteriore, l'accensione e lo spegnimento del climatizzatore e la funzione di ricircolo. Ci abbassiamo all'inizio del tunnel centrale, dove troviamo l'alloggiamento per chiave elettronica, il pulsante di start and stop, in basso sulla sinistra una presa 12 volt accendisigari o dispositivi elettronici, sulla destra l'alloggiamento delle mappe TomTom Europa e una porta USB. Non manca ovviamente anche la presa ausiliaria audio tramite jack. Proseguiamo nel tunnel centrale dove troviamo la leva del cambio. Questa vettura è dotata di trasmissione automatica o semiautomatica a discrezione dell'utente. Molto utile in caso di retromarcia l'attivazione automatica sullo schermo LCD della telecamera posteriore per effettuare dei parcheggi in tutta sicurezza. Il passaggio da funzionalità automatica a semiautomatica avviene spostando la leva verso sinistra. Portandola in avanti si scalano le marce, portandola indietro si innestano i rapporti più alti.